Benvenuti a tutti, benvenuti ai colleghi della stampa specializzata, ai colleghi di Udine che seguono abitualmente le vicende udinese per quanto riguarda il calcio ma anche la nostra società. Al tavolo della conferenza il nostro vicepresidente Stefano Campoccia, buongiorno. Buongiorno. Ringraziamo Francesco Fontana Giusti, direttore comunicazione e immagine di Dacia Renault Italia. Buongiorno a tutti. Pier Giovanni Sciascia, marketing manager della Gazzetta dello Sport. Buongiorno a tutti. E Ciro Ferrara, testimonial per il secondo anno consecutivo dell'iniziativa Dacia Sponsor Day. Ciao a tutti. Parola all'avvocato Campoccia. Grazie Francesco, grazie a tutti della presenza. Ringrazio della presenza Francesco, il dottor Sciascia, Ciro che ormai porta anche bene. Ed è un piacere per me, un onore per me ancora una volta tagliare il nastro di questa meravigliosa iniziativa di Dacia. Ricordo sempre a tutti che credo sia una delle più longeve relazioni commerciali e ormai molti anni fa abbiamo coniato il termine di fidanzamento e matrimonio. Dico che il fidanzamento e il matrimonio funzionano se c'è condivisione di valori. Quest'anno, al decimo anno, ci hanno fatto il regalo di fare proprio un ponte ideale sul concetto di valore, perché oggi noi abbiamo l'onore di presentare, di tagliare il nastro di questa iniziativa che è proprio incentrata sul concetto di valore e di valori, dove ovviamente in un mondo in cui il calcio si sta interrogando, questo mondo deve sempre più guardare i valori con la V maiuscola e non quelli con di denaro. Quindi ringrazio tutti per la presenza, ringrazio ancora una volta Dacia, ringrazio la Gazzetta dello Sport che ci onora della sua partnership e ringrazio Ciro della sua presenza. Grazie. Avvocato Campoccia. Allora la parola adesso al direttore comunicazione e immagine di Dacia Renault Italia, Francesco Fontana Giusti, per iniziare ad entrare nei dettagli di questa iniziativa, il Best Value Player. A lei la parola. Ringrazio dunque il vicepresidente per queste parole. Effettivamente 10 anni sono tanti e siamo molto contenti di questa partnership. È anche un onore per noi stare qui al Dacia Arena, che mi piace ricordare è il primo stadio family friendly d'Italia, pensato espressamente per coloro che desiderano vivere la loro passione sportiva con tutta la famiglia. Questo volevo dirlo, sono cinque anni se non sbaglio che questo stadio esiste e parlo di questo luogo perché è molto importante, è il primo stadio di calcio sponsorizzato in Italia da un marchio automobilistico, per noi dunque è veramente una grandissima opportunità di visibilità ma anche di essere presente nel mondo del calcio. Questo ha rappresentato il coronamento dei 10 anni di matrimonio, di sodalizio che abbiamo con Udinese Calcio e che ci consente, come nei primi 5 anni passati di Dacia Sponsor Day, di presentare un sesto anno di Dacia Sponsor Days, che sono queste iniziative fuori dagli schemi che abbiamo lavorato appunto con Udinese Calcio. Consentitemi però un ritorno al passato, volevo ricordarvi dal 2014 cosa abbiamo fatto. Abbiamo iniziato dunque nel 2014 lanciando un'operazione, se ricorderete, per realizzare il sogno di 3 piccole imprese che per una giornata di campionato hanno fatto vestire alla squadra dell'Udinese la divisa ufficiale con il nome della propria azienda. Poi nel 2015 abbiamo voluto offrire un'opportunità di visibilità a un altro target che sono le squadre sportive, tutto lo sport compreso, che grazie ad un'efficienza di gestione e organizzazione raggiungono quotidianamente ottimi risultati pur con scarse risorse economiche e che difficilmente riescono ad emergere e farsi riconoscere nel grande pubblico. Nel 2016, terzo anno, abbiamo lanciato un progetto a favore della famiglia, dunque piccole imprese, lo sport e le famiglie. Con The Swap abbiamo pensato ai giovani nel 2017, cuore pulsante della nostra società, consentendo loro che nel weekend dove sono impegnati con il lavoro di non rinunciare alla propria passione e di vivere una giornata da protagonisti, appunto sostituiti sul posto di lavoro da un giocatore bianconero. L'anno scorso, dunque quinto anno, Dacia The Auction, dove abbiamo avuto anche Ciro Ferrara con noi e questo sicuramente è stato un elemento di successo di questa operazione. Ed è stata la prima partita che è stata anche un'asta, se ricorderete. Siamo scesi in campo con Udinese per contribuire a realizzare i progetti di chi aveva un sogno chiuso nel cassetto.
Oggi siamo a presentarvi Best Value Player, vedete qui alle mie spalle il logo, un progetto realizzato con Gazzetta dello Sport, perfettamente in linea con il concetto di Dace, con la filosofia del miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato. Vediamo intanto questo video che veicoleremo sulle nostre piattaforme social e su quelle di Gazzetta dello Sport per annunciare questa iniziativa. Capo è il nome a cui nessuno aveva pensato, è il talento che avresti voluto scoprire, è il giocatore che tutti vorrebbero. Dace e la Gazzetta dello Sport presentano Best Value Player, il premio per il giocatore con il miglior rapporto tra quotazione e prestazione. Segui la classifica ogni settimana su bestvalueplayer.gazzetta.it. Best Value Player powered by Dacia. Il valore si dimostra sul campo. È il nome a cui nessuno... Ecco, dunque, è stato detto nel video, l'iniziativa tende a premiare il giocatore del campionato di Serie A, dunque qui non siamo solo sull'Udinese ma su tutto il campionato, che presenterà il miglior rapporto tra quotazione, cioè il suo valore economico, e la sua performance in campo. Tutti i giocatori della Serie A dunque potranno dimostrare di aver sfruttato al meglio le proprie risorse a beneficio della loro squadra. Questo a partire dal match di domani e domenica e fino al termine del campionato, dunque a fine maggio. A partire dal 2 aprile la classifica del Best Value Player sarà aggiornata settimanalmente e si potrà consultare sul sito dedicato all'iniziativa bestvalueplayer.gazzetta.it, oltre che ovviamente sulla Gazzetta dello Sport. Invitiamo quindi tutti i tifosi anche a partecipare, saranno numerosi e per loro infatti che abbiamo ideato questo progetto. Dal 6 di aprile, dunque 2 aprile inizia la classifica, ma dal 6 aprile ogni settimana i supporter potranno fare il proprio pronostico, partecipando così all'estrazione di uno dei 50 abbonamenti alla Gazzetta dello Sport messi in palio. Ma la grande novità è che chi avrà indovinato il nome del Best Value Player potrà a fine campionato partecipare all'estrazione di un'automobile Dacia. Io ci tengo comunque a sottolineare che anche come lo scorso anno abbiamo un testimonial d'eccezione che è Ciro Ferrara, che sicuramente, come è stato un successo l'anno scorso, ci aiuterà a rendere questo evento di successo anche quest'anno. Grazie. Grazie direttore. La parola adesso alla Gazzetta dello Sport, rappresentata qui dal marketing manager Pier Giovanni Sciascia. Grazie a tutti, mi unisco ai ringraziamenti verso Udinese Calcio che ci ospita e anche chiaramente verso Dacia, col quale abbiamo costruito questa iniziativa che credo che sia unica e quantomeno la prima volta che si cerca di fare qualcosa del genere. L'obiettivo che ci siamo posti con i colleghi di Dacia è quello di sintetizzare in un unico numero quello che è il rapporto qualità-prezzo di un giocatore. È un'operazione abbastanza complicata se pensiamo che ogni giocatore, quantomeno nel calcio reale, ha delle valutazioni, delle quotazioni che variano. È per questo che ci siamo ancorati così, diciamo, ad una base del nostro fantasy game di Gazzetta Magic, quindi base fantacalcistica, andando a verificare quello che sono i rapporti fra le prestazioni ottenute dai giocatori e le prestazioni potenziali, quelle attese, quindi le qualità attese e i valori economici che questi calciatori hanno appunto nel fantasy game. Ogni settimana quindi eleggeremo quello che sarà il Best Value Player, che verrà identificato in una classifica in cui ogni giocatore otterrà un punteggio che si ottiene appunto incrociando due variabili. La prima è una variabile post partita, che è appunto il Magic Voto, quindi la pagella che ciascun giocatore otterrà dalle valutazioni dei nostri giornalisti di Gazzetta, a cui verranno sommate o sottratti bonus umano fantacalcistici, per cui se dovesse segnare un gol a più 3 punti, se fa un assist più 1, se viene ammonito vengono tolti dei punti, e verrà incrociato appunto questo valore con un indice che abbiamo elaborato ad hoc per questa iniziativa, che fa riferimento al pronostico prepartita del giocatore, basato sulla qualità attesa e sul valore economico, appunto la quotazione che il giocatore ha al fantacalcio. È un indice complesso che è composto da 4 parametri. Uno è il valore assoluto del giocatore, quindi si tiene conto indipendentemente della condizione fisica o stato di forma di questo giocatore, come sta performando, l'appetibilità sul fantacalcio dello stesso e la quotazione reale che ottiene nel gioco.
Vengono anche incrociate le performance del giocatore stesso durante l'arco della stagione e il trend che sta ottenendo nell'ultimo periodo, in modo tale da diciamo epurare, da exploit i giocatori del momento, ma premiando un po' la costanza degli stessi. Verrà valutato anche l'avversario, quindi contro chi giocherà un giocatore, premiando quelli che chiaramente avranno diciamo impegni più difficili, più gravosi, e poi la probabilità che gli stessi giochino. Quindi andiamo a vedere potenzialmente se un giocatore è tra gli 11 titolari oppure subentrerà e quindi avrà maggiori possibilità di essere il giocatore, come abbiamo detto, sorpresa della settimana. Pubblicheremo questa classifica, come ha detto già giustamente il dottor Fontana, su Gazzetta dello Sport 2 giorni dopo della fine delle partite, quindi tendenzialmente il martedì, e anche sul sito bestvalueplayer.gazzetta.it. Non ci resta che aspettare martedì per vedere chi sarà il primo. E chissà, vedremo. Grazie a Pier Giovanni Sciascia, marketing manager della Gazzetta dello Sport. Adesso è il momento di far intervenire anche Ciro Ferrara, testimonial per la seconda stagione consecutiva delle iniziative della Dacia. Ciro Ferrara, quando giocava, era già attivo il fantacalcio, però era un difensore. Il fantacalcio di solito si vanno a prendere gli attaccanti, e qui ne abbiamo uno davanti, che tra un po' faremo anche intervenire, Andrea Carnevale, che invece giocava quando il fantacalcio ancora non esisteva. Vabbè, comunque giocavamo insieme, quindi non esisteva neanche, se non esisteva per lui non esisteva neanche per me. Sì, comunque però io ero uno dei difensori più quotati. Tu però sei più giovane. Vai. Decisamente più giovane. No, allora che dire, insomma, intervenendo per ultimo è anche molto difficile. Intanto i ringraziamenti sicuramente a Dacia e all'Udinese per aver creduto ancora un altro anno nel sottoscritto. Questo mi fa molto piacere, vuol dire che l'anno precedente è andato veramente bene, no? Direi. E cosa dire, insomma, per me è un'emozione tornare qui in questo stadio. Devo dire che è stata un'esperienza bellissima l'anno scorso, ed essendo testimonial anche quest'anno, voglio spendere queste due parole a proposito di questo nuovo progetto in collaborazione con Gazzetta dello Sport. La trovo una cosa molto interessante soprattutto per i direttori, per chi fa scouting, cioè riuscire a individuare il giocatore che ha la migliore prestazione sportiva, che è molto spesso è giudicata comunque dalla stampa e quindi è un elemento soggettivo, direi, e quella che è la quotazione invece. E la quotazione, più il direttore è bravo e più va a prendere quel giocatore che ha questo rendimento tra la quotazione e la prestazione migliore. La quotazione ovviamente è un elemento prettamente oggettivo, insomma, non è soggettivo come quello della prestazione. Quindi trovo questo tema molto molto interessante e sono curioso di andare a vedere chi sarà il premiato davvero, perché possono venire fuori delle sorprese molto interessanti, e per chi fa mercato come voi, come anche Andrea, nello scouting, credo che sia una cosa basilare per il vostro mestiere, in particolar modo forse per una società come l'Udinese, a maggior ragione. Quindi infatti, se posso intervenire, no. Ciro, come sempre sa toccare, noi siamo grati ad Dacia perché ancora ha saputo interpretare i valori della nostra società, no? Noi quest'anno festeggiamo 10 anni con Dacia e festeggiamo il primo anno di Academy Udinese gestita in casa. È un progetto che è esattamente nelle corde di quello che sta dicendo Ciro. Udinese ha sempre voluto vedere nel calcio un progetto sportivo di grande professionalità, e noi oggi annunciamo la prima stagione che si è chiusa con successo, con 73 società affiliate, un progetto che al di là anche da un punto di vista di analisi comparativa rispetto al panorama nazionale di vertice, siamo ancora una volta i primi ad investire seriamente su un progetto, che è un progetto dove porta al centro del progetto il bambino e non il giocatore, e quindi per esempio amo dire che per la prima volta noi stiamo pensando a tornei internazionali a cui far partecipare i bambini, dove
questi bambini possano evidentemente fare delle esperienze che va al di là della partita, al di là del punteggio, al di là del valore nel senso più economico del termine, ma per cercare di dare formazione ai bambini. Su questo evidentemente tutto il concetto che è stato qui rappresentato in maniera molto, molto professionale da Dacia, e devo dire, come sempre mi piace Ciro per quello che sa dare dello spirito vero del calcio, noi come Udinese abbiamo sicuramente sposato con piacere questa iniziativa qua. Non è un caso, e Ciro l'ha citata, che noi ancora una volta metteremo lo scouting, che è uno dei fiori all'occhiello della nostra società, e con Andrea Carnevale da quest'anno noi avremo di nuovo questa capacità di riuscire a creare sistema, almeno questo è il progetto, evidentemente le capacità ormai riconosciute a livello nazionale di Andrea saranno la miglior ricetta per poter valorizzare profondamente questo progetto. Ci tenevo a precisare, grazie di questa sottolineatura. Vorrei concludere soltanto su una cosa, ringraziando ulteriormente, insomma. Stefano, hai detto che in un certo senso posso anche, cioè porto fortuna. Ecco, se magari evitate di farmi venire nei momenti più delicati della stagione, io vi ringrazio, perché non è che posso fare i miracoli tutte le volte, ma insomma, dipende da quanta fortuna, quanto dura il ciclo di fortuna. Okay. Ma se no diciamo la Dacia combattiamo insieme. Esatto. No, grazie ancora, grazie di vero cuore. Grazie a Cido Ferrara. Allora, in parte l'avvocato Campoccia ha già fatto intendere che questo progetto non si ferma soltanto ai calciatori professionisti, quelli della Serie A, ma c'è una declinazione verso i giovani. Fontana Giusti, è vero? È corretto? Sì, esatto. Dunque, per celebrare questi 10 anni di sodalizio, abbiamo deciso di duplicare le iniziative Dacia Sponsor Days. Dunque avremo Best Value Player e Best Value Young Player. Dunque sono due iniziative separate, una è con tutti i giocatori della Serie A e l'altra è con i giovanissimi dell'Udinese. Dunque abbiamo voluto declinare in chiave giovane, perché per noi i giovani sono molto importanti, e questo Best Value Player in Best Value Young Player, dunque è una seconda iniziativa, e abbiamo scelto di premiare i giovanissimi di 14 e 15 anni e abbiamo voluto premiare, vogliamo premiare la loro determinazione, la voglia di mettersi in gioco e la dedizione, quelle che sono le caratteristiche appunto vincenti per creare le generazioni del futuro. Questo premio sarà attribuito quindi a un giovane giocatore dell'Udinese Academy League che avrà ottenuto il punteggio più alto nel rapporto tra rendimento in campo e migliore valutazione scolastica, perché non deve dimenticare la scuola, sulla base della pagella del primo quadrimestre. Dunque la quotazione tra rendimento in campo e migliore valutazione scolastica. Questo è il rapporto che permetterà di premiare il migliore. Colui che si sarà distinto non solo sul campo ma anche a scuola, dunque vincerà questo premio. Ecco, questo volevo aggiungere. È una cosa bellissima. Ed è una cosa importante. A mio figlio, infatti, che non andava bene né in uno e né nell'altro, gli ho consigliato di smettere con il calcio e di dedicarsi più allo studio. Ma è una cosa molto... Sì, sta recuperando, per fortuna. Almeno mi risulta. Però, insomma, è una cosa molto, molto bella, e credo che i genitori debbano assolutamente portare avanti questa idea di far fare sport, al di là di tutto, ai propri figli, ma allo stesso tempo, insomma, l'aspetto di istruzione è altrettanto importante. Quindi il Best Value Young Player penso che c'entri proprio il punto esatto della problematica che c'è. La valutazione, tra l'altro, la farà Andrea, quella tecnica, sì. No? Quindi sarai tu a scegliere, io a premiare, sarai tu a scegliere da un punto di vista tecnico, da un punto di vista scolastico ci penso io, Andrea, non preoccuparti, che sai che sono laureato, quindi... Abbiamo un team eccezionale. Andrea, vieni qui. Grazie, Andrea. No, rimani giù così io faccio bella figura. Allora Andrea, è molto importante il discorso della prestazione, del rendimento dei giocatori e del rendimento scolastico anche per quello che si fa qui all'Udinese, perché dobbiamo ricordare che i nostri giovani sono monitorati e se non vanno bene a scuola cosa succede? No, intanto vi ringrazio la società, ringrazio Dacia, Ciro Ferrara, il presidente Campoccia e il signore. Sono molto onorato di essere qui e mi auguro di fare un bel lavoro con voi.
sono 18 anni che faccio questo lavoro qui e mi auguro di scegliere il migliore. Un piccolo Ciro Ferrara da premiare. E non è facile, devo dire la verità, non sarà facile. Comunque volevo dire che è anche la nostra... Ma solo perché avevo dei voti a scuola altissimi, Andrea. No, ho sempre saputo che tu andavi benissimo a scuola, Ciro, andavi benissimo. Lo so, hai studiato, io meno, devo essere sincero. Vabbè, abbiamo fatto quindi, quello che dovevamo fare. Comunque, volevo dire che anche la nostra filosofia, quando arriva un ragazzo da fuori, la prima cosa in cui si parla con le famiglie, la prima cosa è dire prima la scuola, poi viene il calcio. Quantomeno, insomma, se non riesce nel calcio, almeno c'è la scuola. Quindi poi anche una regola federale, se non vado errato, ce lo impone addirittura anche la federazione. Quindi prima la scuola e poi viene il calcio. Intervengo fuori mazzo, perché quello che sta dicendo Andrea è davvero una cosa. Hai detto la federazione ce lo impone, in realtà qui è una cultura, perché è una cultura che nasce a radici profonde. Si parla di inclusione in questo periodo, è tanto di moda, ma noi l'inclusione è uno dei valori fondanti, quindi questo melting pot che ogni anno ricostituisce, che dà investimenti da parte della società per consentire a questi ragazzi giovani di condividere dei valori sia sportivi che culturali, è un modello che va oltre il calcio e questa è una di quelle cose che vanno premiate all'interno di questo panorama in cui probabilmente il valore è sempre più visto verso un valore economico. Questo nella storia, quindi non inventato ieri, è una delle grandi cose che ha saputo fare questa società con l'intuizione della famiglia Pozzo. Scusa l'intervento, ma ci tenevo. Hai fatto benissimo a ricordarlo. Anche perché Andrea non ne poteva più, quindi hai fatto bene ad interrompere. Ti puoi accomodare, Andrea. Grazie. Grazie ad Andrea Carnevale. Abbiamo la possibilità adesso di mostrarvi anche i due trofei che verranno assegnati ai vincitori al termine della stagione, del periodo di valutazione. Allora, facciamoli vedere. Eccoli qui. Puoi girare verso la telecamera. Eccoci qui. I due trofei, uno per quanto riguarda il Best Value Young Player e l'altro per il Best Value Player Dacia. Grazie. Abbiamo qualche domanda dai giornalisti. Vedo subito il nostro Maurizio Ferrari di Udinus TV. Facciamo scattare la foto. Non interrompiamo questo momento sacro. A te Maurizio. Sì, perché prima si parlava di questo matrimonio che continua tra Udinese e Dacia, in questo caso c'è un matrimonio un po' allargato perché c'è anche la Gazzetta dello Sport. Volevo capire la scelta, visto che c'è una grande fan base comunque del Magic, del progetto fantacalcistico della Gazzetta che è già stato illustrato, e se magari Gazzetta ha intenzione di prolungare anche nel tempo questa scelta del singolo e non più dell'11 fantacalcistico. Faccio una prima... Allora, la scelta è stata una scelta marketing per aumentare la visibilità, perché Gazzetta dello Sport è una piattaforma molto 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 forte, dunque questo è stato l'obiettivo primario per scegliere Gazzetta dello Sport. Sì, diciamo che riguardo il Magic, allora, assolutamente il Magic più utente di Gazzetta è storicamente il fantacalcio per tutti gli utenti, adesso si è iniziato con la carta, adesso sul digitale. Questo è un tentativo di un nuovo fantasy game incentrato più sul singolo appunto e non sulla squadra. La volontà è quella di continuare, perché no, se funziona, se dovesse essere rilevante. Abbiamo anche fatto altri tentativi in passato, abbiamo lavorato anche sui mister, abbiamo fatto un Magic Mister, per cui anche incentrati sugli allenatori. Sono strade che si percorrono, per cui possibilmente continueremo anche in futuro. Posso chiederti sui mister come sono stato valutato? Sempre ottimamente. Bravo, bravo, questa è la risposta. Per i voti a scuola, per i voti a scuola. Sì, sì, sì. Anche per l'eleganza. Grazie. Basta così. Sì. Sì, Mirko Graziano, Gazzetta dello Sport. Una domanda a Ciro. Ciao, Ciro. Sì, ciao Mirko, tu sei quello che poi fai le valutazioni. Ogni tanto la domenica, ci siamo quindi... incrociati. Ogni tanto. Sì, 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 sì. Ma sei giovane, non so se hai... Magari giovane, abbiamo superato i 50, siamo quasi coetanei, Ciro. Ah, quindi hai fatto le pagelle anche su di me. Sì. Ricordo la Gazzetta dello Sport, un 4 in pagella dopo aver marcato Gullit. Vabbè, non era facilissimo, devo dire la verità. Non ero io. 4-1. Non ero io. Ci sono rimasto di un male. Vabbè, dimmi. Senti, con tutta la tua esperienza anche da allenatore, no? Visto per rimanere in tema del premio, qual è stato il giocatore che andava oltre le tue aspettative e le aspettative anche in generale
della stampa. Guarda, dei tifosi. Mi fai proprio un assist, perché questo credo di averlo detto già l'anno scorso, però proprio in virtù di quelle che sono le sue prestazioni e la quotazione probabilmente, torno indietro alla mia seconda partita di Serie A contro un giocatore dell'Udinese, perché io la mia seconda partita da titolare, perché la prima subentrai, la prima partita quindi da titolare la gioco in un Udinese-Napoli, un 2-2, in cui devo marcare Montesano. Molti di voi sono giovani e non se lo ricordano, ma mi ha mandato al manicomio quel giocatore lì. Andrea, tu te lo ricordi sicuramente, un esterno che andava a 2000 all'ora, Daniele, tu te lo ricordi, e secondo me lui rappresenta proprio questo che è il best player, value player, cioè tra la quotazione, la sua quotazione e la sua prestazione. Era un giocatore che se stava in giornata ti faceva diventare matto, quel giorno era in giornata. Pareggiamo 2-2 però, Maradona ovviamente.